Poi tanti nostri giovani sono partiti all'estero, sia per studiare sia per la causa di lavoro. Noi abbiamo perso quasi un terzo della popolazione durante gli ultimi 28 anni. A proposito della paternità, abbiamo, mi dispiace, ma una crisi della paternità, crisi del padre. E questa crisi è collegata anche con la crisi della maternità e dell'identità femminile, perché un uomo per trovare la propria identità, per maturare in questa identità, deve avere davanti a sé uno specchio che gli mostra chi lui è. Il primo specchio è la parola di Dio, è la persona di Cristo che mostra quale è il vero uomo. Ma un uomo ha bisogno anche come specchio una donna, ma una donna quella che concorde con il piano divino, come la madre di Dio, Maria Santissima.